Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di grammatica di oggi parliamo del genere del verbo, ossia di quella caratteristica che ci consente di distinguere i verbi in verbi transitivi e verbi intransitivi. Allora, prendiamo una frase come esempio. Maria disegna un albero. Maria è il soggetto della frase, quindi è colei che compie l'azione indicata dal verbo disegnare. Il verbo disegna si dice transitivo perché indica un'azione che passa direttamente dal soggetto al complemento oggetto e un albero è appunto il complemento oggetto perché su di esso passa l'azione compiuta dal soggetto, cioè da Maria che disegna. Quindi possiamo ricavare la definizione di verbo transitivo da questo esempio dicendo che i verbi transitivi sono quelli che indicano un'azione che passa, che transita appunto, direttamente dal soggetto sul complemento oggetto. Dei verbi transitivi possiamo dire che formano i tempi composti con l'ausiliare avere. Ad esempio, nella frase Marina legge una storia oppure Marina ha letto una storia. Possono essere usati in senso assoluto, cioè senza l'indicazione dell'oggetto su cui passa l'azione, Marina legge. E in questo caso si capisce però che il verbo è transitivo in quanto l'azione del leggere presuppone comunque di per sé l'esistenza di un oggetto, quindi un libro, un giornale su cui passa l'azione. Ecco, prendiamo invece un altro esempio. Roberto cammina. Roberto è il soggetto della frase perché compie l'azione indicata dal verbo e cammina è un verbo che si dice quindi intransitivo perché indica un'azione che non passa su un complemento oggetto ma rimane sul soggetto, quindi su Roberto. Se proviamo ad espandere la frase potremmo dire ad esempio Roberto cammina sul prato, ma vedremo sempre che Roberto è il soggetto, quindi colui che compie l'azione. Cammina è un verbo sempre intransitivo perché l'azione è vero che passa sul prato, ma passa indirettamente tramite appunto la preposizione sul e quindi abbiamo un complemento indiretto e sul prato appunto un complemento di luogo, quindi indica il luogo, non l'oggetto dell'azione. Quindi da questo esempio possiamo dedurre che il verbo intransitivo indica un'azione che non passa direttamente sul complemento oggetto, ma rimane sul soggetto, oppure passa ma indirettamente, quindi lo esprimiamo tramite l'uso di preposizioni, su un complemento indiretto. Possiamo aggiungere sui verbi intransitivi che formano i tempi composti alcuni con l'ausiliare essere, ad esempio Luca parte o Luca è partito. Altri con l'ausiliare avere, la mamma sorride, la mamma ha sorriso. Ecco, in caso di dubbio è sempre una cosa utile consultare il dizionario, perché nel dizionario troviamo sempre l'indicazione del fatto che un verbo sia transitivo oppure intransitivo. Per distinguere i verbi transitivi da quelli intransitivi è comunque sufficiente ricordare che quelli transitivi ammettono un complemento oggetto, quindi si può ragionare sulla frase, provare a completarla diversamente, inventandosi un complemento oggetto e vedendo se funziona. Quindi prendiamo ad esempio il verbo scrivere. Scrivere ammette un complemento oggetto? Sì, infatti si può scrivere una lettera, una poesia, un racconto, una pagina di diario, quindi è un verbo transitivo. Se prendiamo il verbo tornare, ammette un complemento oggetto? No, perché non si può dire tornare qualcosa, si dice, non so, tornare a casa, ma non tornare a casa. Quindi questo è un espediente, insomma, per poter ragionare sui verbi e distinguerli correttamente fra transitivi e intransitivi. In caso di dubbio, la consultazione del dizionario, come si diceva prima, è sicuramente un aiuto valido. Ecco, ci sono dei verbi che possono essere usati in entrambi i modi, quindi vediamo di quali casi particolari si tratta. Quindi ci sono verbi che sono normalmente transitivi, ad esempio finire, cominciare, perdonare, ma possono essere usati anche come intransitivi. Quindi se dico Luca comincia un lavoro, ovviamente transitivo. Se però diciamo l'intervallo comincia alle 11, allora l'intervallo, in questo caso il verbo cominciare è intransitivo perché l'intervallo non trasferisce su nessun complemento oggetto questa azione del cominciare. Alcuni verbi normalmente transitivi, ad esempio rovinare, aspirare, bruciare, possono essere usati come intransitivi ma con un significato diverso, quindi
Posso dire ad esempio, il troppo sole rovina la pelle, in questo caso rovina significa guasta, però in una frase del tipo il vecchio edificio rovinò il suolo, in questo caso rovinare non vuol dire più guasta, ma vuol dire cadere, vuol dire che il vecchio edificio è caduto al suolo. Poi ci sono alcuni verbi normalmente intransitivi, ad esempio invecchiare, abbaiare, sibilare, che possono essere usati come transitivi. Ad esempio, il vento sibila è intransitivo. Il nonno sibilò un lamento è transitivo perché è il lamento ad essere sibilato. Alcuni verbi normalmente intransitivi diventano transitivi quando hanno come complemento oggetto un nome che presenta la stessa radice del verbo o comunque ha con il verbo un rapporto di significato molto stretto. Allora in questo caso si parla di complemento oggetto interno. Ad esempio, se dico Marco ha vissuto a lungo, ha vissuto è intransitivo. Oppure Marco ha vissuto una vita felice, è transitivo, ha vissuto che cosa? Una vita. Ecco che vissuto e vita hanno comunque un legame strettissimo. E appunto anche la radice stessa del verbo e del nome lo richiama. Oppure vediamo un altro esempio. Elisa pianse disperatamente, in questo caso pianse è intransitivo. Ma se dico Elisa pianse lacrime amare, ha pianto che cosa? Lacrime, quindi abbiamo un complemento oggetto. Bene, con questa lezione abbiamo terminato, spero l'abbiate trovata utile e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima!